Ma durante l'alluvione abbastanza stordita, frastornata, incredula, perché non pensavo potesse succedere una cosa del genere. Un pochino deprimente anche, devo dire, perché non poterci fare niente quando tutte quante le tue cose vanno via, o comunque quando hai persone e anche un animale in pericolo, è stato molto brutto. Non sapevo da che parte pensare di poterci rifare, a mettere a posto, a pulire, a fare tutto quello che c'era da fare, perché la mole di lavoro era tanta. E ci sono state molte cose a cui ero molto legato e da cui separarmene è stato un vero e proprio sforzo. Dopo 2 o 3 giorni, perché non si riusciva a entrare, perché qui, essendo un po' bassi, aveva fatto catino e l'acqua non si ritirava mai. E anche dopo che si è ritirata l'acqua, aveva lasciato 30-35 centimetri di fango davanti alle porte, l'ho dovuto sbadilare per aprire gli scuri, perché non si aprivano più. Con la Caritas mi sono trovata abbastanza bene, diciamo che il loro aiuto, per quanto mi riguarda, è stato più che altro per attrezzi e personale. Sono state molto d'aiuto nel periodo in cui avevamo tutto quanto questo scenario qua ancora pieno di fango. La Caritas ci ha aiutato con il deumidificatore, con i pacchi. È stato un grande sconforto pensare che tutto quanto il lavoro che è stato fatto la prima volta è andato in fumo, però abbiamo avuto supporto da molte persone che ci hanno aiutato e che ci hanno reso la vita un po' più facile, ecco. Mi manca, però allo stesso tempo sono consapevole che non sarà più, non me la sentirò più mia, te lo giuro, anche perché le mie cose non ci sono più. Ma neanche a casa mia, diciamo che quando mi sono fatto avanti non me l'aspettavo effettivamente che sareste venuti, però mi ha fatto molto piacere che comunque siete riusciti a far vedere che ancora qua c'è bisogno di aiuto e ormai nessuno c'ha più voglia di fare niente, l'alluvione ormai è già acqua passata.